delle volte che prendo questi snack, comunque delle cose un po' più particolari, mi chiedete sempre dove vado, dove acquisto. Adesso che sono qua a Milano, l'opportunità, vado in zona Sarpi, è pieno di negozi asiatici o etnici. Online ho provato e mi sono trovata bene invece con Katai e Tenoa. Da Tenoa, ad esempio, trovate questi stessi identici snack che sono praticamente dei taiyaki piccoli. Questi ripieni al matcha sono per adesso i miei preferiti. Ho assaggiato anche quelli con la zucchi, molto molto buoni. Poi vabbè, pane panko abbastanza basic, pochi al tè verde sono fra i miei preferiti, ma questi che ho già divorato, mi dispiace di non averveli fatti vedere, sono meravigliosi. Sono in un pacco un po' più grande, infatti costano un po' di più, sui 2,50 euro, ma hanno appunto due sacchettini, ognuno ha 7-8 bastoncini leggermente più grandi dei soliti. Questi cioccolato e cocco sono spaziali se vi piace la combinazione. Poi ho preso degli snack all'alga molto molto semplici. Avevo terminato la mia salsa agrodolce, a me piace questa che ha tipo dei pezzettini di peperone, ma non solo, cioè di peperoncino. Ci sono spesso delle salse agrodolci che sono liquide e omogenee, a me piace invece questa che è un po' più ricca. Penso si avvicini di più a quella thailandese. La prima che avevo preso c'era scritto che era thailandese. L'avevo presa però a Budapest, quindi qua ho preso già una volta questo tipo qui e mi era piaciuto. Non vuole metterlo a fuoco, ma spero si sia capito. Ho preso poi anche due bevande che adesso sono in frigo. Eccole qua, fresche fresche di frigo. Questo probabilmente come tipologia di drink lo avrete visto su TikTok, perché è molto particolare. A parte che c'è in tanti gusti ed è particolarmente colorato, anche dei pezzettini che sono tipo delle gelatine di cocco, se non sbaglio, che però non hanno sapore, un po' come i drink all'aloe per intenderci. Questo è il passion fruit, non l'ho mai assaggiato. Il mio preferito è quello al melone, ma non l'ho trovato, quindi ho preso questo. E poi devo essere sincera, questa lattina l'ho presa perché è bella. La voglio poi mettere in esposizione da qualche parte in casa. Mi piaceva tantissimo il design, c'era identico anche con il panda e non c'era scritto il prezzo, quindi non volevo arrischiarmi. Ho fatto bene perché è costato 2,50 euro. A saperlo prima non l'avrei presa. Ed è del banalissimo tè freddo al limone. Poi magari lo assaggio con voi, vediamo se ne valsa la pena. Mi sono arrivati un po' di manga da parte di Cultura Hobby, è un sito con cui collaboro già da un po' di tempo. Vi ricordo che avete il 5% di sconto su libri e fumetti e il 10% sul resto del sito, inclusa cartoleria, action figure, videogiochi, eccetera. Questi sono i fumetti che ho recuperato io, innanzitutto il terzo volume di Shadows House, che ho già letto e mi è piaciuto molto. Si iniziano a scoprire un po' di cose, abbastanza avventuroso, poi mi piace che adesso finalmente ci siano più personaggi rispetto al primo volume. Ci ho fatto anche un TikTok tutto dedicato a questo manga qua, se siete curiosi. E questi invece li devo ancora leggere, sono il quarto di Rent a Girlfriend, che per adesso mi sta piacendo molto, ho letto i primi tre. Di Hana Kokun sto leggendo invece il secondo, le copertine sono sempre più belle. Poi finalmente, direte voi, ho recuperato il secondo di Kasane. Il primo mi era piaciuto, però ero un po' indecisa, adesso vedremo come andrà col secondo. Sono un po' perplessa, innanzitutto ha fatto un casino di schiuma ed è frizzante e non me l'aspettavo questa cosa. Ma poi, come vi dicevo, doveva essere del banale tè al limone, cioè c'è scritto bevanda al tè con zucchero ed edulcorante. Negli ingredienti c'è succo di limone, acqua, tra l'altro succo di limone concentrato, regolatore di acidità, aromi, polvere di tè, ma non sa per niente di tè al limone, ha un sapore strano, non è valsa la pena di questi 2,50 euro. Thank you.
sono almeno 2 ore che attendo che parta sta benedetta Formula 1, invece non partono, non capisco se partiranno oppure no, quindi sono un paio d'ore che sono lì a guardare, a capire che cosa succede, non succede, e in pratica non sto facendo niente. In realtà sono andata un po' avanti con il libro del CB Book Club, che non mi sta facendo impazzire, ho fatto un po' di cose in casa, ho mandato alla lavatrice, sto cercando di tamponare, infatti sono anche in condizioni un po' disperate, ho messo un paio di mollette per tenere tra mille virgolette la piega dei capelli, del ciuffo insomma qua davanti per cercare di non sporcarlo visto che i capelli veramente super super fini, però sono così in un limbo in attesa perché in sostanza il gatto intanto ha iniziato già a miagolare che ha fame per la cena quando non è ora di mangiare, ma ok. Ne approfitto per dirvi che, visto che tanto quando sarà online questo video io sarò già là, che parto a breve per Budapest. Dicevo che volevamo fare questo weekend a Budapest perché l'anno scorso ci siamo sposati proprio a Budapest, quindi per festeggiare il nostro primo anniversario abbiamo pensato di tornare lì per un weekend, anche perché quando ci siamo sposati l'anno scorso ci siamo sposati in un hotel e nel pacchetto era compresa una notte in suite che ovviamente non abbiamo potuto utilizzare quando ci siamo sposati perché in realtà l'hotel era chiuso, ha aperto soltanto per noi per fare la cerimonia, quindi tutte le stanze, le camere, a parte quella che ci è andato per prepararci, non erano utilizzate, era tutto chiuso, veramente sigillato. E quindi ci hanno abbonato questa notte in suite fino alla fine del 2021. E quindi questo, sommato al fatto che c'è appunto il nostro primo anniversario, abbiamo pensato di approfittarne. Magari nei prossimi giorni vi parlo un po' di quello che ci piacerebbe fare, ovvero una cosa un po' diversa da quello che abbiamo fatto di solito e soprattutto vedere delle parti meno turistiche della città, oltre a tornare nei posti comunque che ci piacciono. E la cosa che ci piacerebbe molto fare è rifare a distanza di un anno alcune foto che abbiamo fatto per il matrimonio, quindi negli stessi posti, visto che andremo proprio dove ci siamo sposati. Te la smetti, vampiretto. All'Hilton Hotel, che è situato nella parte di Buda, è l'hotel dove alla fine ci siamo sposati, e per intenderci nella zona dove ci sono i bastioni dei pescatori e la chiesa di Mattia, due forse delle più grandi attrazioni, diciamo, della città. È una zona veramente molto molto bella, stupenda anche per ammirare la città un po' più dall'alto, si vede il Parlamento, il Danubio. Diciamo che nell'epoca moderna verrebbe definito come un posto super instagrammabile, quindi se vi interessa è una bellissima zona dove andare, fare foto, eccetera. Di solito la parte di Buda, a parte queste attrazioni principali, è diciamo meno battuta, la vita vera e propria della città, della capitale, viene vissuta nella parte di Pest, quindi diciamo che faremo delle cose un po' meno da turisti, per questo motivo mi piacerebbe scoprire un po' di più la parte di Buda. Se avremo tempo mi piacerebbe andare alle terme, anche se l'esperienza sicuramente per via del Covid sarà diversa. Credo anche che alcune delle vasche, delle piscine siano chiuse, quindi non so quanto valga la pena andarci. Quello che poi riuscirò effettivamente a visitare ve lo racconterò sicuramente, non so se qua in un video, ma probabilmente farò delle foto, quindi forse metterò qualcosa su Instagram, e mi piacerebbe fare una volta tornata una diretta su Twitch in cui raccontarvi, magari rispondere anche alle vostre domande sulla vacanza in generale, sul viaggiare a Budapest. Mi sono poi segnata su Google Maps dei posti, ristoranti, bar. Mi piacerebbe tanto andare in uno di quei pub che vengono chiamati Ruin Café, che sono abbastanza tipici della zona del quartiere ebraico, insomma, di Budapest. Ho
Ho tante idee, tante cose che vorrei fare, vedremo il tempo, la voglia, vedremo. Sono presa però particolarmente bene, nonostante un po' l'ansia del tornare a viaggiare, perché è il nostro primo anniversario, quindi ho tutti i ricordi dell'anno scorso, che è stato un periodo veramente super stressante. Contate che avevamo dovuto annullare il volo perché all'ultimo momento hanno deciso di chiudere le frontiere proprio il giorno prima del nostro volo, quindi abbiamo dovuto arrangiarci in maniera differente. E già è complicato organizzare il matrimonio in un paese che non è il tuo. Con tutta la situazione ancora peggio, però da una parte ho tanti aneddoti poi da raccontare, quindi mi fa sorridere questa cosa. Già che sono qua davanti alla libreria, volevo farvi vedere, velocemente in realtà non si capisce granché da questa angolazione, che ho sistemato la parte dei manga. Prima, non so se vi ricordavate, li avevo messi stesi e avevo creato delle pile ove possibile. Adesso invece mi sembra tutto più ordinato, stanno un po' cascando perché appunto ci sono, c'è più spazio adesso. Ecco, anche di sopra erano sistemati tipo così ed era un po' confusionario, mentre adesso è un po' più organizzato. E per i fumetti dietro, vedete che qua si capisce bene perché è alla mia altezza, nonostante ci siano due file è possibile vedere anche i fumetti dietro. Intanto il gatto sta saltando sulla porta, non chiedetemi perché. In sostanza sotto ho messo un rialzo di cartone utilizzando dei vecchi cartoni che avevo qua in casa. Sicuramente, vedete, c'è più spazio qua, potrei farlo più alto. Adesso pian piano che accumulo del cartone resistente, magari glielo metto sotto in modo da rialzarlo ancora e in modo da vedere meglio i fumetti dietro. Comunque è un'idea secondo me carina, che ci sta bene per i manga. Qua idem come sotto, insomma, potrei rialzarlo ulteriormente, per adesso ho fatto in questo modo. Thank you.